Buonasera a tutti, in questi giorni stiamo vivendo in tutto il mondo, in tutta Europa, in tutta Italia e anche nella nostra città il problema del coronavirus. Questo coronavirus con le immagini delle strade vuote, dei supermercati svuotati, hanno messo a nudo le nostre paure e soprattutto la nostra vulnerabilità. È una vulnerabilità, direi, giusta, una cosa che non possiamo bloccare, perché la mente e la psicologia dell'essere umano talvolta è incontrollabile. Però noi viviamo in una città che si chiama Siena, che ha una festa secolare che si chiama Palio, e il Palio è fatto dalle contrade, le contrade che da secoli sono sempre state una comunità. Quando c'è stato bisogno di unirsi, abbiamo messo da parte le rivalità e ci siamo uniti contro gli attacchi esterni e i mali che nel corso del tempo hanno fatto male appunto alla nostra amata Siena. E allora quello che mi sento di dire da imprenditore è questo: penso fermamente che sia arrivato il momento di questa unità, di metterla in atto, di fare quadrato e di aiutare l'imprenditoria senese. Io, come sapete, lavoro nel campo della comunicazione, nel campo della pubblicità e chiaramente questo, per chi fa il mio lavoro, è un momento veramente devastante, perché per l'imprenditoria molto probabilmente in questo momento, forse anche legittimamente, la pubblicità viene all'ultimo posto. E allora fare quadrato per me significa scrollarci un po' di dosso questa paura, riprendere più o meno con le precauzioni che ormai sappiamo a memoria la vita normale, andare ad acquistare i prodotti nei negozi senesi, dimenticarsi per un attimo di internet, dei vari siti che vendono a prezzi inferiori ad altre catene a livello mondiale dove troviamo dal lago al milione, e andare invece nei negozi e nelle attività senesi per vedere se quantomeno riusciamo a ripartire, anche se chiaramente a ritmo ridotto, e a quel punto rimettere pian piano in moto la filiera della nostra economia. Dico questo perché appunto in passato abbiamo avuto grossi problemi, ma grazie alla determinazione, al DNA che i senesi hanno, siamo riusciti a superare delle crisi anche peggiori. Concludo dicendo appunto di fermarsi 20 secondi, non di più, a riflettere che è vero che il coronavirus è una cosa importante, ma è altrettanto vero che non siamo una città infetta come ai tempi della peste. Quindi abbiamo un po' più di coraggio e, ripeto, aiutiamo il commercio, le aziende, insomma tutta l'imprenditoria senese a 360 gradi, per non rischiare, dopo la batosta che abbiamo preso qualche anno fa con la caduta, diciamo, della banca, della fondazione e tutto il ragionamento che non voglio stare qui a rifare perché lo conosciamo a memoria. Iniziare, ecco, appunto, un percorso di fiducia, un percorso di amore verso la città, e per amore verso la città, secondo me, significa amore anche verso i propri cittadini.